Incontro ad archi tra l'Associazione dei 16 Comuni del Sangro Aventino con la Regione per la gestione della grande derivazione per uso idroelettrico Sant'Angelo, che comprende i laghi di Bombe e Casoli e la centrale idroelettrica di Altino. I sindaci sono disposti anche a gestire direttamente la grande derivazione e chiedono alla Regione di inserire nella legge l'uso plurimo delle acque. Sentiamo il presidente dell'Associazione, Massimo Colonna. Dopo 60 anni di colonizzazione in cui ci è stata sottratta l'acqua e molti terreni, la nuova normativa nazionale ci dà la possibilità di ideare un modo diverso di gestire la grande derivazione per uso idroelettrico che sta sul nostro territorio. Noi vogliamo contribuire a produrre energia da fonte rinnovabile, ma con una modalità che rilasci più ricchezze sul nostro territorio. Quindi voi chiedete non solo di partecipare al prossimo bando per gestire, ma anche una modifica sul tuo contratto? Sì, la nuova normativa offre diverse possibilità, una gestione diretta da parte della Regione, la costituzione di una società mista pubblico-privata, c'è addirittura qualche Regione che ha approvato una legge dove si impegna a riscuotere il 100% dei canoni demaniali e destinarli interamente ai comuni montani dove insistono questi impianti. Per noi una delle molteplici soluzioni va bene, purché ci sia una gestione diversa da quella che abbiamo visto negli ultimi 60 anni. Presidente Marsilio, incontro con i sindaci che chiedono una gestione diversa di questi bacini idroelettrici. Noi abbiamo approvato in giunta la legge per portare a gara le concessioni delle grandi derivazioni, era finalmente tempo che si facesse, io spero che il Consiglio regionale la possa licenziare il più presto possibile, perché prima facciamo la gara e prima creiamo le condizioni per tornare a fare investimenti e per avere una gestione seria, forte di questo bene. L'uso plurimo delle acque, questo chiedono anche i sindaci. E su questo siamo aperti al confronto, poi non sta a noi decidere chi gestisce una diga, un invaso, a noi sta formulare le regole e fare gare trasparenti per poter fare l'affidamento nella maniera più conveniente possibile per il bene pubblico. I sindaci sono pronti anche alla gestione, assessore Nicola Campitelli. L'importante è che le cose funzionano e poi a noi chi gestisce non è che ci appassioniamo tanto dei nomi, a noi importa che la cosa pubblica venga gestita nel migliore dei modi, parliamo di un bene primario come l'acqua e non possiamo assolutamente permetterci defiance. Attualmente il progetto di legge prevede diverse ipotesi, una prima quella di una gestione diretta di un soggetto terzo, una società pubblica, società mista pubblico-private e una partnership pubblico-privato. Attualmente questo è il progetto di legge che è arrivato in questi giorni in commissione e quindi poi seguirà l'iter per l'approvazione in consiglio regionale.